il modulo che andremo a fare oggi è un modulo, la parte centrale, diciamo che l'ho fatta già in tanti miei, diciamo, moduli datati. Per esempio, uno dei primi è stato l'anello Teodora, mi metterò qui sotto tanti anni fa, e poi successivamente ne ho fatti altri, tra cui anche questo che ho riprodotto facendolo poi uguale a quello che ho fatto diversi anni fa in un altro colore, tutto color bronzo. Beh, comunque è una lavorazione molto semplice. Dobbiamo avere soltanto a disposizione i bicono. Io ho usato due colorazioni, Rockail 118, e questo è quanto. Quindi, come potete vedere, fattibilissimo e molto semplice da realizzare. Naturalmente, da qui potete fare bracciali e quant'altro, insomma, tante, tante altre cose, anche un anello, mettendo questo centrale, facendo una fascetta laterale con il bicono, bracciali invece unendoli. Vedete, qui ci sono due 11, una 8, due 11. Tramite la 8 ricreate un altro cappietto di qua e vi allacciate a questo. Dopodiché fate tanti modulini, potete fare il bracciale. Valuterete voi. Per ora io vi saluto e ci vedremo presto. Ciao ragazzi, statevi bene. Allora, il primo step, 4 bicono alternati a 4 rocaille. Poi chiudiamo a cerchio, faremo un nodino, passiamo attraverso la lavorazione, usciamo da un qualsiasi bicono. Quindi ora usciamo da un bicono, faremo praticamente quello che abbiamo fatto anche in questo. Quindi bicono 11, bicono nel foro opposto. E poi ripassiamo. Quindi procediamo, faremo la stessa cosa qui e qui. Vedete che sto ultimando di inserire gli ultimi bicono. Ora io cosa faccio? Passo. Scendo giù. E mi raccomando, tra un bicono e l'altro, cioè a questa altezza, vedete, devo mettere una 8-0. Quindi fuori dal bicono, una 8, entriamo nel bicono successivo. Allora usciamo da questo bicono, cioè scusatemi, dalla 8-0, dobbiamo prendere solo 4 rocaille. Entreremo qui.
Sono l'inserimento delle ultime quattro locali, quindi io entro nella 8.0 e poi devo ripassare. Allora, io sto uscendo, vedete che qua c'è uno spazio, lo colmeremo con una rocaille bianca o beige, quello che avete. Adesso, in questo giro successivo, andiamo a inserire saltiamo 2, entriamo qui. Poi qua sempre. Foro posto. Andrò avanti e continuerò qui e qui. Allora, una volta che sono passata 2 volte all'interno della lavorazione, io passo attraverso il bicono, le rocaille bicono e le prime 2 rocaille. Andrò qui ad inserire 3 undici dentro la rocaille. Undici, poi entro qui. Esco dalla seconda. Altre 3 undici. Si continuerà così per tutto il giro. Vedete che sto ultimando l'inserimento delle ultime rocaille. In questo giro successivo io dovrò semplicemente rafforzare. Quindi ripassiamo. Allora, rafforzata la lavorazione, io esco dal bicono. Naturalmente, se voleste la parte più appuntita lateralmente, aggiungete 3 rocaille qui dove c'è la beige. Uscite dalla metallic bronze, 3 rocaille, e così la fareste un po' più appuntita. A me non interessa perché non mi piace. Va bene così, quindi 2 undici, 1 8, 2 undici.
foro opposto. Quindi quello che potete fare è fare la stessa cosa giù e potete aggiungere una goccia oppure fare tanti modulini, creare un bracciale.